Il ministro Lezzi ha ufficializzato la nomina di Floro Flores a commissario per Bagnoli. Lei come accoglie questa nomina e che cosa si aspetta da oggi in poi? Si sapeva che questa nomina era stata già decisa, quindi noi siamo pronti, eravamo già pronti prima, siamo pronti adesso a rinnovare la cooperazione istituzionale ai massimi livelli col commissario e con il governo. Adesso non è il tempo delle parole ma dei fatti. In legge di bilancio il governo deve completare il finanziamento per il completamento della bonifica, quindi questo è un fatto concreto che ci attendiamo nei prossimi giorni, così come si deve partire a mettere a bando la rigenerazione urbana di Bagnoli. Bene, come dire, che si vuole ascoltare tutti, ma adesso è la fase della concretezza, perché il progetto firmato con l'accordo istituzionale di Bagnoli viene dopo una fase di ascolto molto lunga, in cui si è arrivato al migliore accordo possibile. Quindi adesso non è tanto il momento delle chiacchiere, ma è il momento dei fatti. Quindi noi siamo a disposizione del commissario affinché il commissario attui molto rapidamente, in uno spirito di cooperazione istituzionale, quello che le istituzioni democraticamente rappresentative hanno già firmato. Governo della Repubblica Italiana e Comune di Napoli in particolare, oltre alla Regione Campania e alle altre istituzioni interessate. Quindi noi ci auguriamo di poter incontrare quanto prima Floro Flores per continuare la cooperazione istituzionale che abbiamo sempre garantito nel rispetto delle istituzioni, affinché le istituzioni anche centrali portassero rispetto per l'autonomia, per i territori, per la città e per i suoi abitanti. 5 Stelle napoletani sostengono che la scelta di Floro Flores sia stata calata dall'alto e non condivisa dal ministro. Al Movimento 5 Stelle. Io quello che posso dire è che l'obiettivo che noi abbiamo raggiunto sull'accordo di Bagnoli è un obiettivo in cui una fase decisiva e determinante è stata quella degli abitanti, dei cittadini, dei movimenti, delle associazioni, delle professionalità, delle eccellenze della nostra città. È stato davvero un percorso condiviso. Ecco perché dico che adesso c'è bisogno di non perdere tempo, perché il tempo per Bagnoli è già troppo passato, quindi adesso tutto si può fare tranne che rimettere in discussione tutto. E poi ritorniamo su un concetto: io non sono favorevole ai commissariamenti, quindi lo dicevo quando c'era Anastasia e lo dico quando c'è Floro Flores, dipendente dalle persone, quindi la nostra questa è una critica: si poteva superare il commissariamento, hanno scelto Floro Flores, l'hanno scelto loro, ma teniamo presente che il commissario non è colui che decide quale sarà Bagnoli. Che cosa sarà Bagnoli è stato già deciso, adesso bisogna solo attuarlo, e quindi facciamo presto, e se il commissario opera rapidamente può mettere in campo quelle azioni di semplificazione amministrativa per far presto quello che hanno deciso gli abitanti della città, e quindi decide la città e le istituzioni rappresentative della città, che hanno impedito che ci fosse un esproprio dei poteri costituzionalmente previsti: consiglio comunale, sindaco, giunta e territorio e municipalità. Quindi non vedo veramente più di che cosa parlare se non chiedere al governo di agire.